dottore? Ha dormito un'altra volta in fabbrica, è preoccupato. Dottore, ha chiamato sua moglie e non ho voluto disturbarla, ma poi è arrivata questa raccomandata. Ho pensato che fosse urgente. La banca? Sì. Avverta mia moglie che la chiamo dopo. Parlare col dottor Rocchi Battaglia, per favore. Mi dispiace, il presidente è occupato, non può ricevere nessuno. Non può entrare nessuno, ma che cosa fa? Ma come si permette? Presidente, mi scusi, sono mortificato, ho cercato di fermarlo. Non si preoccupi, signorina, chiuda pure la porta, grazie. Subito. Mi spieghi che significa? Cosa vuoi che significhi? Che mi vuoi strozzare. Enrico, che brutta parola. Io faccio il mio mestiere. Il tuo mestiere dovrebbe essere quello di sostenere le industrie. E il tuo quello di farle funzionare. Anche se adesso la tua Vespa ha un concorrente che si chiama Lambretta. E quando si ha un concorrente, le cose vanno maluccio. Ma se le cose mi vanno così male, perché mi chiedi indietro i soldi del prestito? Poi tutti insieme, lo sai che non li ho. Ma secondo te non dovrei tutelare i risparmiatori e gli azionisti della mia banca? Tu non mi paghi le rate e io sono costretto a chiederti di restituirmi i soldi tutti insieme. Lo sai benissimo che devo fare così. Mi hai fatto fare i salti mortali con il consiglio d'amministrazione. Per farti avere dei prestiti. Per farli avere alla Piaggio e ai suoi operai, che ti ricordo nel 46 hanno ricominciato a lavorare e continueranno a farlo, non ti preoccupare. Enrico, ma cos'è sta scenata? Vai, vai, vedrai come ti vogliono bene le altre banche. Signorina? Sì, presidente. Mi chiami il dottor Galvani della Popolare. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dottore, com'è andata? Quelli delle banche sono tutti d'accordo. Rocchi Battaglia sapeva della flessione delle vendite. Ma anche quelli della Popolare. E sa che qui da noi c'è qualcuno che chiacchiera troppo. Ma no, che dice, dottore? Ma invece sì. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Padini. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Capecchi. Come sta la moglie? Beh, un po' meglio, grazie. Le medicine a piglia sembra che facciano bene. Fa piacere. Me la saluti, buon lavoro. Grazie. Tieni un po'. Dottore, non c'è niente da dirmi? Che le dovrei dire, Pacini? Se le voci che si sentono in giro sono vere. Io non ho sentito nessuna voce, voi del sindacato che avete sentito? La fabbrica è piena di vespe, la concorrenza ci bastona. È normale che qualcuno inizi a parlare di crisi. Insomma, dottore, ci si preoccupano. Tutti parlano di crisi, sempre si parla di crisi. Eppure l'Italia va avanti, anche se a voi comunisti sembra che vi scocci, eh? Si risolverà tutto, Pacini. Basta solo trovare un'idea per poterle vendere queste vespe. Voglio farmi i capelli come Audrey Hepburn. Dice che sta girando un film con Gregory Peck. Una favola moderna, nella quale i due protagonisti si innamorano percorrendo le splendide vie di Roma su una carrozzella idealmente trasformata nella carrozza di Cenerentola. Beata lei. Signorina, buongiorno. No, no, comode, comode. Ah, finalmente qualcuno che è allegro. Cos'era? Una barzelletta? Oh no, dottore, si rideva perché Wanda sogna di essere Audrey Hepburn. Stanno girando un film a Roma, vede? Vacanze romane. Una favola moderna. Mi è trasformata in una carrozza di Cenerentola. Signorine,
La pausa alle belle che è finita. Sì, su via, andiamo a lavorare. Appoggio il portapranzo. Suso, venga nel mio ufficio. Ah, chiami anche Tadini. E si porti tutto il suo armamentario, per favore. Va bene. Ecco. Audrey Hepburn e Gregory Peck. Che dice? Eccolo qui. Questo sì che fa sognare. Due divi americani innamorati in Italia tra monumenti e veste. È una grande idea. Già. Certo. Sempre se riusciamo a convincere il regista del film. Appunto. Signorina Terlizzi, mi guarda i treni per Roma, per favore? Sì, dottore. Grazie. Deve partire subito e cercare di parlare con il regista del film. Ma io, dottore... Sì, certo, lei e Tadini siete l'ufficio pubblicità. Ma magari potrebbe... Tadini? Tadini? Lei lo conosce in inglese? Veramente no. Visto? Deve partire il più presto. Forza, le farò avere un fondo cassa. Dottore, però basta, io non penso di essere... Basta, basta con questo dottore, eh? Roma, okay. Film, vespe nel film. Su, forza, avanti! No, ma è... Il signor Wyler sta fuori per sopralluoghi. E comunque, non ha tempo. Prego. Sì, prego. Io veramente devo parlare con il regista. Rimani fuori, aspetta. Ma che modi! Mi scusi, eh? Di che, anzi? No, faccio da me. Prego. Io mi chiamo Peter Panetta. Piacere, signor Panetta. Quello è un giornalista americano. No, ma lei non è Peter Panetta quello che... Che ha scritto l'articolo sul film Vacanze Romane? Beh, incredibile, ma sì, sono proprio io, perché? Beh, perché l'ho letto. Beh, di solito gli articoli si scrivono perché qualcuno li legga, no? Oggi, ad esempio, devo intervistare il regista di Vacanze Romane. Poi spero che lei e altre persone come lei leggerete la mia intervista. Senta, mi scusi, signor Panetta, per questa cosa che è successa. Però io mi chiamo Susanna Vannucci, molto piacere. Devo assolutamente parlare con il regista del film. Le dispiace se vengo con lei? Beh, guardi, non è che si può... Ma che cosa vuole chiedere al regista, mi scusi? Che deve mettere nelle scene del film un sacco di vespe. Beh, interessante. Sì, perché la vespa è moderna, leggera, scattante. Certo, io sono pienamente d'accordo con lei. Guardi, bravo. Adesso mi scusi, ma devo andare, per cui non posso... No, la prego, signor Panetta, io sono andata a Ponte d'Era per far sapere questa cosa al regista. Mi scusi, ma... Ponte d'Era non è per caso quel posto vicino a Pisa dove c'è quella grande fabbrica d'aeroplani? Sì, c'era. Ci lavoravano i miei genitori, ma poi ci sono stati bombardamenti e sono morti. Beh, mi dispiace. No, ma adesso c'è sempre la Piaggio. Però fanno le vespe e io lavoro lì. Beh, adesso mi spiego come mai questa fissazione per la vespa. Sì. Venga. Ma dove? Beh, le si è tolto il tacco, no? Sì. Venga, così lo sistemiamo. Prego. Oh. Piano, eh? Sì, sì. Prima aeroplani, adesso motorette. Che motoretta? La Vespa è un'invenzione, una cosa nuova. Ha rimesso in moto l'Italia. Ecco qua. Grazie. Senta, ma come avete fatto a fare da quella fabbrica distrutta questa Vespa? Non è stato semplice. E dopo i bombardamenti è successa un'altra cosa brutta. Forza, veloci! Al 33, al 31! Marco!
servizio! Scendete! Dottore, vogliono portarsi gli operai in Germania. Enrico, dove vai? Dottore. Enrico, è inutile. Dove vai? Che vuoi fare? Enrico! Ma che fa? Un'operazione militare in corso, spostatevi! I miei operai non si vanno in Germania. Dottore, non fate stupidaggini. Ritornate dai vostri amici e non vi impicciate di cose che non vi riguardano. Toglietevi da lì! È un ordine! Aspasiate, Leutnant! Via! Ho detto via! Tenente! Tenente! Papà l'ha sempre detto che tu sei nato per ficcarti nei casini. Avevi bevuto? Un po'. È incredibile. No, non mi fa ridere che mi fa male. Rally era venuto ad avvertirmi che potevo fare. Certo, certo. Ma adesso con loro come fai? Wow, tanto. Fascisti tedeschi se ne stanno scappando, quindi. No, 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 ma quali tedeschi e fascisti? Vieni a vedere chi c'è là fuori. Sono i tuoi operai e le loro famiglie. Porca miseria. Li hai salvati e ora te ne devi occupare. E appena è finita la guerra, lui si è messo in moto. Pronti? Siete? Issa! Dai, dai, dai! Venite qua, venite qua! Vecchi, togli questa adesso. La mettiamo di là. Mio dottore. Dottore. Come sta? Così. Sono venuta a portare due fiori per i miei genitori. Non so se lo sa, ma loro sono morti qui durante il bombardamento. Sì, sì, lo so. Li abbiamo trovati noi. Mi dispiace. Ciao, babbo, ciao, mamma. Arrivederla, dottore. Come va? Ha trovato un lavoro? Prosegue con gli studi? Sono stata a servizio di una signora a Firenze. Ora vedrò cosa fare. Ah, ma suo padre mi diceva che frequentava l'Accademia di Belle Arti. Sì. Ma ora devo trovare un lavoro per mantenermi. Senta, perché non viene qui da me? Se ne va, ovviamente, potrebbe fare la mia segretaria. Ma come, dottore? Qui è tutto distrutto. Ricostruiremo, Suso. Ricostruiremo, anzi, lo stiamo già facendo, Giorgio, vedi? Giorgio, vieni qua. Domattina, alle 8, puntuale, mi raccomando. Ah,
Ha una condizione. Che finisca l'accademia. I suoi ci tenevano troppo. D'accordo? Grazie, dottore. Mi lasci andare, sono in ritardo. Arrivederci, a domattina. Ragazzi, è un appuntamento importante. Ci si vede domani. Grazie, signore. Arrivederci.